E ciao a tutti e bentornati a The Media, la nostra città moddata su Cityscanners 2. Nello scorso episodio abbiamo finito di preparare la griglia del nostro villaggio, per quelli di voi che si possono chiedere come mai ci sia tutto questo spazio intorno, è semplicemente perché è montagna, tutto questo spazio intorno, quindi questa è letteralmente una vallata, e abbiamo lasciato un po' di spazio in quest'area per mettere magari dei servizi o un parco grosso, un monumento, qualcosa del genere. A parte quello, il resto della nostra città sta andando abbastanza bene, come potete vedere. Ora, l'unica cosa, vedete che il collegamento elettrico andiamo a importare dall'esterno, non ce ne frega più di tanto, potremmo farlo passare da qua, eh? Non ci vuole molto, semplicemente voglio prima aspettare di fare un po' meglio i villaggi prima di fare una cosa del genere e poi mi va bene. Insomma, direi che possiamo partire. Prima di iniziare a mettere giù le cose nel nostro villaggio, però voglio sistemare un attimo qua perché abbiamo una casa che è un po' scema. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Perché vuole dei collegamenti che non può avere. Ed è un peccato, perché era anche bella, era unica rispetto alle altre che ci sono intorno. Però, cavoli suoi. Che devo dire? Cavoli suoi. Perfetto. Detto ciò, andiamo qua. L'altra volta abbiamo messo i servizi, quindi oggi andremo un attimo di nuovo a controllare di aver piazzato tutto quello che ci serve di base. Credo che ci serva. Qua giù abbiamo superiore e college, non abbiamo un'università. Anche se abbiamo 179 idonei. E se io facessi un distretto scolastico in fronte a questa stazione? Se io facessi così. Metto un vicolo lì in mezzo. Anzi, lasciamo due quadrati. Metto una strada normale lì in mezzo. E poi ci piantiamo l'università dietro. Facciamo una cosa così. E qua dietro, università. Dietro il college, perché dietro la superiore magari ci mettiamo il campo. Ovviamente andiamo a fare così. E a questo punto andiamo a togliere strisce pedonali che non ci servono. Così. In questo modo la gente può letteralmente arrivare qua e andare all'uni. Ok. Perché mi dice che hanno problemi di elettricità costoro? Perché io ho trasformato questo in autostrada, c'hanno ragione. Certamente, ci avete ragione. Ok. Problema risolto in teoria. Sì, problema risolto. Allora, ci rimane in teoria lo spazio per mettere una superiore qua in mezzo, perché andare fin qua giù per una superiore potrebbe essere un po' troppo per loro. Ne vale la pena? Questa è la vera domanda. Bello come l'università ne aveva 180 idonei, l'abbiamo piazzata, adesso ne abbiamo 75 idonei. Bello, molto sensato. Potremmo piazzarlo. Ma chi ha cliccato qui? Ma io boh. Ma vedio. Allora, ci potrebbe stare la superiore qua. Se andiamo a abbassare un attimo.
fine questo sarà un villaggio un pochino grosso, anche un pochino più grosso di questo, quindi una superiore ci potrebbe stare qua giù. Ma sì, dai. Ma sì. Piazziamola, piazziamola. Allora. Andiamo a far così. Piazziamo, e poi addolciamo un pochino di più. Vado ad addolcire ancora di più, ok. Vediamo. Adesso va bene. Non capisco perché mi faccia roba qua, si addolcisco. Vabbè, dai, va bene comunque, ci sta. Ok. Dopo aver piazzato questa miriade di servizi, letteralmente, direi che possiamo iniziare finalmente ad andare giù un pochino di zoning. Alleluia. Quindi, direi di partire da magari vicino alla stazione. Andiamo a fare una cosa semplicissima. Ok, non proprio semplicissima, forse. Ok. Ora, la vera domanda è, tu ti attacchi dove devi attaccarti? Andazzi, troppo forte. Ok. Qua giù ovviamente andremo a inserire dei negozietti. Ah, cavolo, non abbiamo messo il welfare. Ecco cos'è che ci mancava. L'ufficio del welfare. Che bello ciccio. Quindi lo mettiamo qua giù. Conviene far così, sì. Perfetto. Vedete che ci mancava qualcosa di utile. Ok, ho scelto la strada giusta. Ok. No, abbastardo. T'ha detto di spaccarti, infame. Ok. Ottimo. Sono comunque venute anche di dimensioni diverse, eh? Non mi dispiace, non mi dispiace. Ora, qua magari le voglio lunghe e sottili. Così. Ok. Perfetto. Tanto per avere un aspetto un po' diverso.
Poi qua in mezzo, intanto che le cose crescono, noi andiamo a fare... Staccati dagli edifici, maledetto. Questo. Ora qua dietro noi possiamo sicuramente permetterci qualcosa. Facciamo così. Perfetto. Un piccolo ufficio non mi dispiacerebbe, sapete? Anche perché non abbiamo neanche uno di ufficio, insieme. Abbiamo due piccolini laggiù. Ops. Quindi un piccolo ufficio qua. Così. Non più grande, secondo me ci starebbe abbastanza bene. Anzi, che altro che ufficio? No, no, niente ufficio. Lo sta. Parco giochi. Qua. Ok, abbiamo sbloccato un po' di punti anche. Quindi. Sicuramente le strade grandi ci serviranno. E le prendo. Poi. Inceneritore l'abbiamo già sbloccato, fantastico. Trattamento delle acque sicuramente lo faremo. L'ospedale al momento non ci serve, ma ci servirà più avanti, quindi sicuramente sì. Università varie non ci servono. Manco questi ci servono, onestamente. Municipio ci sa dei soldi, quindi al momento non ci serve. Aeroporti, altre cose, assolutamente no. Sicuramente per decorare questo ci servirà. E magari lo spostamento della posta, ma quello lo faremo più avanti, al momento me ne frego. Così va bene. Ok, ora. Tempo di aggiungere un po' di decorazioni. Ah sì, un po' di betulle vanno bene. Lo so che c'ho online tool, non me lo sono scordato, raga. Semplicemente cercando di fare qualcosa un po' diverso dal solito. Perfetto. Per mezzo invece andiamo di line tool con questo e questo. Fence. Andiamo giù. Ok, e poi andiamo a fare così. Tanto per decorare un po'. Fantastico. Ottimo. Oh, sono spostate subito le persone. Molto bene. Allora, qua voglio andare a inserire
un paio di mixed che non abbiamo ancora usato. Così, non di più. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. No. Comunque secondo me il gioco lo sa che se lo tolgo da una parte voglio che vada dall'altra, eh? È un altro piccolo dettaglio che è molto interessante, devo essere sincero. Ah sì, questa me la devi fare da tre. Hai ragione anche tu. No. No. Ora, qua voglio fare qualcosina di diverso. Voglio mettere un po' di quelle sottili qua. Puoi far così. Qua far di nuovo così. Qua di nuovo quelle sottili. Tanto per cambiare un po' l'aspetto, diciamo. Ora, mentre qua si costruisce, io posso andare a... cavati te. Fare così. Fare... Oh. Si è verificato un errore di una mod. Non so che errore fosse, ma nel dubbio salviamo, regà. Prima che sia troppo tardi, visto che si è fatto un errore. Non so neanche che errore sia stato. Pensavo fosse già crashato. Prima salviamo. Non mi vado a fidare. E qua andiamo di nuovo Line Tool a fare. Hop. Perfetto. Ottimo. Non abbiamo fornito parcheggi. Adesso che ci penso. Quindi sarebbe buona cosa intanto fornirne uno. La domanda è dove? Perché con lo spazio che abbiamo questo parcheggio mi fa così. Tutti e due mi occupano uno e questo invece è troppo grande, né? Ai 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 ai. Qua giù. Sì, potrebbe benissimo essere lì giù. Potrebbe anche essere qua, onestamente. Ok, facciamo così. Poi andiamo a prendere noce. Line tool fence. Capito, li metto mano. Never mind. Perfetto. Allora, questi sono cresciuti. Sì, sono venuti abbastanza bene, sono soddisfatto.
treni stanno facendo i loro viaggi, non c'è problema. Sta arrivando la neve. Carino, col fatto che abbiamo la vallata, la neve sta intorno, ma non nella nostra cosa. Un attimo in pausa, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di carino con questo effetto. Se solo si potesse togliere la pioggia nella modalità foto, mamma mia. Se solo si potesse togliere. Allora, intanto facciamo questa. Ok. Poi. E dai, fammi salire sul tetto. Madonna, sto tipo di roba per le foto è veramente orrendo. Io quanto è sensibile. Andiamo a far così. E infine andiamo a piedi. Si riesce a vedere qualcosa a piedi? Sì, uno schifo. Se andiamo magari qua. Andiamo a far così. Boh. Così avete visto anche come faccio le mie thumbnail. Adesso possiamo riavviare. Ah, giusto. Ho anche la mod che mi tiene l'orario che ho scelto con la macchina fotografica. Fantastico. Sì, possiamo avere un aspetto un pochino diverso dal solito, dai. Ci sta. Quello delle poste l'avevo piazzato. Sì. Ma che bella la visualizzazione con queste ombre. A parte questo. Ok, non ha quartieri operativi, fantastico. Il traffico con queste ombre come viene? Oh, regà. Ma regà. Ma regà! Ma guardate che bello! Ma è uno spettacolo! Cioè, non è molto visibile, ma è uno spettacolo! A parte chi t'ha detto di partire, però, a parte quello. Oh, se dobbiamo fare delle robe col traffico, so già come farle allora. Ovviamente deve essere primavera o comunque qualcosa di fattibile, però. Wow. Ma che bello. Quello di internet. Questo gioco è di un bello, raga, veramente bello. Ho solo bisogno delle cose mancanti, davvero. Mamma mia, che spettacolo. Ok, è uscito quello di benzina, ottimo. Si va a vedere su Infolum, come siamo messi? Meals, lodging, recreation non vengono fuori. Arrivano i primi veicoli, va, finalmente. Ora. Mamma mia, che brutta ombra quella, però fatemelo dire. Proprio brutta. Però wow.
Allora, la differenza tra queste sottili e quelle lunghe che ho fatto. Ok, sono tipologie di case diverse, fantastico. Allora, vediamo un po' per quest'altro segmentino. Io direi di fare una cosa così. D'altra parte, ciccio. Ah, ok, non esiste quel tipo di grandezza, perfetto. Allora, in quel caso possiamo andare a fare come abbiamo fatto prima, allora. Ovviamente c'è sempre uno che sbaglia direzione. Vabbè. Che ce vuoi fare? Ok, lui l'ha azzeccata, lui l'ha azzeccata. Dai, stanno migliorando. Ottimo, che me l'ha fatto con delle misure diverse. Fammelo anche qua con delle misure diverse. Andiamo ad aggiungere anche un po' e completiamo anche quel segmento lì. Ah, poi dobbiamo andare a vedere un attimo nelle impostazioni City Player Traffic Custom, perché è cambiato un pochino. Hanno rimosso la roba delle auto perché altrimenti era un problema. Però il resto dovrebbe essere abbastanza uguale. Niente rush hour, che l'avevo tolta. Maledetto, e poi possiamo adesso togliere i senza tetto o no? Beh, certo che quelli senza tetto possono farlo, scusa, è una parte del gioco. Ok. Sì, meno male che è venuto in mente di guardare le impostazioni perché c'erano davvero un paio di cose sbagliatine, diciamo. Almeno non abbiamo più il rush hour anche. Allora, mentre li cresce, voglio andare a vedere un secondo come sono messi gli altri nostri villaggi, ma dubito che abbiamo problemi, sinceramente. Sembra che siamo messi più che bene. Il livello di traffico è wow. Il livello di traffico è proprio bello. E qua giù? Non è malaccio, non è malaccio. Allora, produzione. Siamo un pelino indietro con i minerali. C'han ragione, effettivamente c'han ragione, non abbiamo fatti tanti di minerali. Ah, in teoria ho visto che c'è la nuova versione dell'Anarchy, adesso dovrebbe permetterci di piazzare. Eccolo qua, vedete? Direttamente nell'Anarchy ci permette di piazzare varie volte gli edifici unici e gli effetti staccano. Quindi, cosa molto importante che faremo più avanti. Tra le robe del riciclo c'è l'impianto del trattamento dei rifiuti industriali, che va a ridurre l'inquinamento. Purtroppo solo quello del terreno, non anche quello dell'aria, però va a ridurre l'inquinamento. E non sarebbe male staccare quello all'infinito. 15%, supponendo che sia lineare e non sia un altro tipo, magari logaritmico come riduzione. Con questo ne potremmo mettere 7 e non dovremmo più avere inquinamento del terreno. Per l'inquinamento dell'aria, per l'inquinamento dell'aria mi sa che ci stava forse. Ecco, vedete la centrale del carburante che riduce inquinamento atmosferico. Ce ne sta una che ce lo riduce, ne dobbiamo piazzare 20 e
però in teoria dovremmo ridurre, a questo punto non ha neanche senso quell'altro, ha senso direttamente questo. Piazziamo 20 centrali di carburante, facciamo qualcosa tipo raffineria gigante e non dovremo più avere inquinamento in tutta la città con questo. Non è neanche troppo difficile da ottenere, perché dobbiamo letteralmente soltanto piazzare altri edifici di produzione come questi. Quando arriviamo a 50 la sblocchiamo. Quindi, regà, se mi scordo, ditemelo voi nei commenti nel caso mi scordo di farlo, perché questa qua è una cosa che assolutamente voglio fare. E visto che l'Anarchy adesso ci permette di piazzare le cose così, non avremo più bisogno della mod che ci fa inserire copie dello stesso edificio. Per giunta, vedete, io non ho attiva al momento. Ma volendo, io potrei andare ad attivare Anarchy. Così. Andiamo ad attivare questa. In teoria, già così, vedete, posso già piazzare infinite case del formaggio. Non che mi serva, ma lo posso fare. Ora, io direi di lasciarla disattivata, però. Perché? Perché voglio vedere ciò che ho già piazzato. Voglio piazzare tutto una volta. Poi magari, quando voglio decorare qualcosa, che voglio lo stesso edificio, cose del genere, andremo a sfruttare l'Anarchy. Allora, torniamo al nostro villaggetto. Dovrebbero essere cresciute le casette nuove. Sì, lo sono. Ottimo. Molto bene. Molto, molto bene. Ok, come siamo messi qua? 121 abitanti, 145 impiegati. Ok, a breve dovremmo averli riempiti, finalmente. A livello di trasporto pubblico, la nostra linea ferroviaria che fa il giro da qua, com'è messa? La linea viola. Bro. La linea viola. Adelphia San Rocco. Ok, abbiamo un po' di persone ferme qua. E poi vogliono andare a fare il giro giro tondo e arrivare fino in fondo. Regà. Ho appena notato un problema, regà. Dovremmo rifare la linea viola. Non dovrebbe andare laggiù, dovrebbe andare qua. Non ha senso. Sì, dobbiamo rifare la linea viola in futuro, raga. C'è qualche problema, mi sa come l'ho estesa. Doveva continuare da qua, invece ha continuato da laggiù. La rifaremo in futuro, la rifaremo in futuro. Per oggi direi che abbiamo fatto abbastanza, dai. Sono molto soddisfatto e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!